Siamo in compagnia di Federico Righini di Global Capital Group. Buongiorno Federico e ben ritrovato. Buongiorno. Stiamo vedendo i futures in netto ribasso. Che cosa possiamo aspettarci di questa seduta e a questo punto quali sono i market mover? Beh, dalla seduta ci aspettiamo sicuramente una partenza negativa che in questo momento porta agli indici, vediamo sia il Nasdaq che l'S&P 500 di fatto al di sotto dei minimi raggiunti nella seduta di lunedì, che sono anche i minimi di questa correzione. Questo è importante da un punto di vista tecnico, dato che appunto conferma anche da un punto di vista ciclico di breve termine la continua pressione ribassista che probabilmente non sarà finita, quindi non mi aspetto oggi, salvo grandi sorprese, un'inversione di tendenza all'interno della giornata. Poi vedremo. Certo è che in questo momento i segnali tecnici che provengono di breve termine dagli indici principali sono ancora ribassisti, quindi l'S&P 500 ad esempio ritroverà la prossima potenziale soglia di supporto intorno ai 3140 punti, che si trattano più o meno rispetto alla chiusura di ieri di un altro 2,5-3 punti percentuali. I market movers principali in questo momento rimangono i soliti, ovvero anche se in questo momento un po' in sordina, sicuramente le tensioni tra Stati Uniti e Cina, ma sicuramente i più attuali in questo momento sono quelli relativi al passaggio, a questo punto probabilmente mancato passaggio, questo sempre viene più pensato, di un ulteriore stimolo fiscale negli Stati Uniti, che è un po' quello che a mio parere, insieme a questa congiuntura tecnica che sta portando a una correzione anche dovuta del mercato, sicuramente sta ampliando lo scopo e l'intensità della correzione. Allora, parliamo di un tema molto importante negli Stati Uniti, soprattutto dopo la morte di Ruth Bader Ginsburg, iconica giudice della Corte Suprema americana. Si è acceso una nuova fronte di discussione tra il presidente Donald Trump e il vicepresidente Joe Biden, che ovviamente si tratta del fatto che Trump vuole nominare entro venerdì, anzi sabato mattina, una nuova giudice, una nuova donna al posto. Invece i democratici non sono d'accordo con questo fatto perché preferiscono che la nomina dovesse avvenire appunto dopo ovviamente le elezioni e dopo che si possa vedere chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Federico, perché questa storia è diventata un market mover così importante, tanto che, come dire, per quanto riguarda i media americani, ha preso anche prima posizione rispetto a tante altre tematiche di discussione, appunto, tra democratici e repubblicani? Beh, è esattamente questo il problema, ovvero che da un punto di vista di mercato normalmente questo tipo di evento non deve spostare, ovviamente è un evento estremamente importante da un punto di vista politico e questo lo è in maniera marcata per per il fatto che appunto una nomina repubblicana dovesse avvenire, ovviamente prima delle elezioni sarebbe una parte che è più favorevole ai repubblicani, porterebbe la Corte Suprema con una maggioranza di fatto schiacciante rispetto alle parti elette nominate dai democratici, quindi sposterebbe il peso per lungo tempo sul fronte della Corte Suprema. In questo momento il tema diventa particolarmente importante proprio perché sta deviando l'attenzione da quello che è appunto ciò che il mercato si attendeva, ovvero sviluppi come sembrava ci fossero prima di venerdì lo stato di avanzamento sul pacchetto fiscale. Ricordiamo sempre i repubblicani che si opponevano alla spinta democratica di un pacchetto da 3 trilioni di dollari, i democratici spingevano per 1 trilione, sembrava si stesse arrivando a un compromesso intorno ai 2-2,5. Poi appunto la questione relativa alla nuova ricopertura del posto della Corte Suprema ha portato a deviare, a far nuovamente stallare le conversazioni che a questo punto il mercato in qualche modo si aspetta, probabilmente continueranno a stallare e questi erano un po' i giorni decisivi, dato che non si dovesse arrivare a un accordo in questi giorni, a questo punto è quasi impensabile pensare che prima delle elezioni si arriverà a un accordo per questo quinto pacchetto fiscale. Questo è di fondamentale importanza in questo momento per l'economia americana, dato che
la maggioranza, come tutti, le persone che ricevevano sussidi da luglio hanno smesso di ricevere i famosi $600 settimanali dal governo federale, dal budget federale. In questo momento ne ricevono 300 più 100 in alcuni casi aggiunti dallo Stato. E questo appunto può avere un impatto molto importante su quella che è la ripresa economica, dato che il consumatore americano, importantissimo ovviamente per l'economia americana, il driver principale, aveva sospinto l'attività in questi mesi grazie proprio a questo budget fiscale che però nel mese di agosto è dovuto mancare e probabilmente continuerà a mancare. Quindi questo è il motivo per cui questo evento in questo particolare momento sta avendo un peso importante sui mercati. Hai menzionato e hai fatto bene il problema con il nuovo pacchetto di stimoli che anche Powell ha ribadito, ovviamente mi riferisco al presidente della Fed, ha ribadito più volte anche durante l'audizione di questo martedì, ha ribadito più volte che un pacchetto di stimoli è estremamente importante a questo punto, però a quanto pare in questo momento i democratici e i repubblicani sono sempre più lontani da una, come dire, intesa sotto questo punto di vista. Che cosa stai consigliando ai tuoi clienti? Beh, direi che in questo momento ovviamente è sempre importante anche scindere un po' quelle che sono le macro tematiche macroeconomiche e poi quelli che sono i mercati finanziari che appunto abbiamo visto in questo ultimo periodo, ma ormai da diverso tempo, sono anni che si comportano non sempre in maniera armonica. Quindi sicuramente adesso è un momento da riscopro, ovvero dopo il grande rally, almeno sull'azionario, era importante prendere una pausa, alleggerire le posizioni. Io rimango positivo, con un bias positivo nel medio-lungo termine, dato che gli strumenti fiscali e monetari sono ampiamente supportivi di un'economia che comunque si riprenderà e dal fatto che gli stimoli fiscali in qualche modo dovranno arrivare. Sicuramente gli Stati Uniti potrebbero fare di più, sicuramente dovesse arrivare velocemente uno stimolo, questo sarebbe molto importante per il mercato, però credo che già sia stato fatto molto, ovviamente non in maniera sufficiente, ma già è stato fatto molto e il trend su cui siamo posizionati è sicuramente positivo in questo senso, anche con una banca centrale che continua a dimostrarsi appunto in maniera molto supportiva e anzi incita la politica fiscale a essere a sua volta più espansiva. Quindi che questo accada adesso, prima delle elezioni o accada dopo, in un modo o nell'altro accadrà e mi aspetto che quindi il mercato tornerà a fare bene, il mercato azionario continuerà a fare bene anche dopo le elezioni. Ora, giudicare nel breve termine ovviamente è più complesso e dipende molto da una questione di timing. Quindi io penso che ancora non siamo arrivati al termine della correzione sull'azionario, mi aspetto ancora uno scivolone di qualche punto percentuale. In quel momento andremo a analizzare quelli che sono i trend, soprattutto tecnici, in piedi e che devono segnalare un'inversione di tendenza. Questo sarà il momento, secondo me, di continuare a iniziare a continuare a costruire delle posizioni lunghe. Non credo che manchi molto, però ancora in questo momento i segnali non ci sono e non è assolutamente detto che arrivino nell'arco di una settimana o due. Quindi è assolutamente tutto il mese, tutto il prossimo mese che dovrà essere analizzato e monitorato per poi dover intravedere dei segnali di inversione tecnica. Federico, vorrei sapere, secondo te anche dopo la correzione che abbiamo vista, il comparto tecnologico, ma in generale gli asset americani sono tuttora, come dire, overpriced, sovrapprezzati, costano troppo? Beh, questo è sempre relativo, nel senso che sicuramente hanno valutazioni più alte di quello che potevano avere in media 10 anni fa, ad esempio. Allo stesso modo entrano altri tipi di analisi. Il fatto che ci sia molta più massa monetaria in circolo oggi rispetto a 10 anni fa, ad esempio, significa assolutamente che è giustificato in qualche modo che le valutazioni si siano spostate su livelli più alti. Quindi sicuramente il tecnologico è posizionato per continuare a fare bene. Ci sono dei casi ovviamente isolati in cui le valutazioni sono arrivate a essere veramente troppo alte, sono in alcuni casi ingiustificate, quindi non si può fare tutto di erba un fascio, però questo è sicuramente il comparto che a livello di prospettive
di prospettive è quello posizionato meglio per continuare a mantenere di fatto e a guidare il mercato, dato che ovviamente per le loro caratteristiche le società che ne fanno parte sono quelle che sono in grado a livello di produttività di creare più valore per appunto, dalle spese. Quindi in generale io credo che il trend sul tecnologico nel lungo termine continua a essere positivo e continuerà a sovraperformare rispetto a altri comparti. Credo però che appunto nei prossimi, nel breve termine, dovremo continuare a vedere una sorta di divergenza in cui stiamo vedendo dei periodi correttivi, così come il tecnologico si era apprezzato più fino adesso, arriverà a dovrà necessariamente anche ritracciare di più. Quindi mi aspetto più volatilità, continua volatilità nel breve termine, superiori volatilità in questo comparto, però nel lungo termine è sicuramente posizionato per continuare a sovraperformare. Invece, se guardiamo il dollaro, andiamo a vedere velocemente l'indice del dollaro, in questo momento a quota 94,47, molto interessante perché è terza giornata consecutiva di rialzo, in questo momento un rialzo dello 0,13%, poi abbiamo euro-dollaro 1,16 e sterlina-dollaro 1,27, comunque un euro-dollaro al ribasso già da un bel po' di giorni e un indice del dollaro rafforzandosi sempre di più. Questo trend continuerà prima e dopo le elezioni o avete altre aspettative? Io credo di sì, e questa è sempre stata la mia posizione. Io vedo un dollaro che continuerà a rimanere forte, anche se ovviamente ogni tanto qualche correzione, qualche cessione di posizione è necessaria, però credo che sia ancora posizionato per rimanere forte, anzi mi aspetto che probabilmente andremo a ritestare quantomeno gli 1,15 o 1,14 nelle prossime settimane. Quindi il motivo principale per cui abbiamo visto questo rally nell'euro-dollaro nei mesi di negli ultimi 4-5 mesi è stato soprattutto il fatto che per come erano state percepite le risposte prese dall'area euro rispetto a quella statunitense, era prevista in qualche modo una ripresa più stabile, più sostenuta in Europa rispetto agli Stati Uniti. Questo non si sta materializzando, i dati macroeconomici fanno vedere quanto la ripresa sia stallata. Si abbia stallato sia nei mesi estivi, sia negli Stati Uniti, sia in Europa, ma di come in questo momento l'Europa sembri posizionata in maniera realmente inferiore, peggiore, dato che appunto in questi giorni si vede come le economie probabilmente dovranno richiudere, anche se solo parzialmente, e questo non è un qualcosa che finirà nel breve termine. Quindi nuove possibilità di chiusura, nuove attività economiche, l'attività economica che continua a prendere tempo prima di poter arrivare ai livelli precedenti, fanno tornare il dollaro a essere non solo un bene rifugio, e non è assolutamente un caso il fatto che il dollaro si apprezzi in questi 3-4 giorni in cui anche i mercati azionari vedono una modalità risk off. Questo segnala il fatto che gli investitori si stanno spostando su beni rifugio. Quindi importante il fatto che il dollaro continui a rimanere un bene rifugio, e anche per il fatto che chissà cosa succederà nei prossimi mesi, quando in qualche modo tutti questi stimoli fiscali, che sono già stati pochi in Europa, ma in qualche misura ci sono stati, verranno in qualche modo messi a repentaglio, come abbiamo messo legge in questi giorni. Ovviamente non possono sfuggire le note tedesche sul fatto che la propensione a mantenere queste linee di supporto nel lungo termine non ci sia. Quindi assolutamente questo fa risentire anche le valute. Grazie mille a Federico Righini di Global Capital Group, grazie mille per essere stato con noi. Grazie, buon lavoro.